Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Taleale, eccoci qui di nuovo con Project Cars. Allora, oggi iniziamo la carriera in questo video. Andiamo qui nuova This is your partita. chance to Ok. follow in the footsteps of your favorite racing heroes. Create a driver, choose your starting point, and then aim for glory. Climb the motorsport ranks quickly to claim the ultimate prize. Dominate one particular motorsport defiantly against all challengers. Or become a multidiscipline master and prove you can compete in all forms of racing. Complete all three of these historic goals, and you'll be on your way to entering the Hall of Fame alongside your heroes. Perfetto, allora dobbiamo scegliere nome e cognome, ci sono diverse modalità, dalle stalle alle stelle, campione in carica e tre corone. Allora, nome, cognome, soprannome, vabbè questa volta magari facciamo senza, dai, soprannomi particolari, cioè, numero auto, il numero 6, sì, ci piace. Dobbiamo scegliere qui, no, prossimo allora. Now choose from one of the many starting points for your career. You can start in any of the available motorsports, and by competing successfully, you'll receive contract offers to participate in other motorsports. Allora, livello 1. Vabbè, io direi di partire da quello più basso, ragazzi, in modo tale che andiamo a vedere un po'. Si è impallato qualche cosa di sound. Va bene, andiamo a vedere il livello 8, vediamo cosa ci fa Congratulations! fare. A team is interested in hiring you as a driver. Take a look at and sign the contract so we can begin. Prossimo contratto, Kart One, caro Alex, siamo contenti di conoscerti finalmente. Vorremmo offrirti una delle nostre Torque Riders per la prossima stagione di Kart One. Guardandoti gareggiare, ci sei sembrato un pilota perfetto, inserire nella nostra squadra 125. Va bene, dai, partiamo dal. Sì, firmiamo, firmiamo. Oppure Dark Nitro, Kart One, sempre la stessa. Cosa cambia? Come forse saprai, la Kart Nitro è alla ricerca di un pilota per la prossima stagione. Dopo aver dopo attenta valutazione, ci è sembrato il candidato perfetto, perciò saremmo felici di entrare a Dark Nitro. Ok. Ci sono Dark Nitro e Torque Riders. Facciamo Dark Nitro, dai. Welcome Vai. to the world of kart racing. This is where many successful racing champions started out, and a great place to learn the basic Sì, principles of partiamo dal competitive basso. racing. You'll start out in a short national series, followed by the entry karts championship. Each round features a sprint race and a main race. Points are scored by the top eight finishers. Bonus points are awarded for fastest qualifying time and fastest race lap time. The pit lane is open for refueling, repairs, and tire changes. It's time to start your karting career. Sì, dai, partiamo dai This is kart, your almeno career facciamo la nostra dashboard. esperienza. Here you can read news articles from SimRacer reporting on the various motorsport seasons that are currently running and see what your fans are talking about. It looks like you have a message waiting already in your inbox. Ok, la stagione è appena cominciata e la gente dice che Alex ha vinto il titolo. Proprio no. Cos'è? Vedo l'ora. Vabbè, qui ci sono una specie di tweet per vedere. Sono tentato a scommettere quel tale, ma penso. Va bene, li possiamo vedere così. Vabbè, andiamo così. Allora, vediamo il The career calendario. calendar shows the championships, series, and events for all motorsports being held throughout the year. Right now, you'll only be eligible for the motorsport your team is currently participating in. If you Perfetto. want to enter other motorsports, you'll need to impress the teams that race there and sign a new contract with them. The start of your Va bene, season is raccogliamo un po' di today. informazioni per il primo evento. Raccolta notizie. Vabbè, queste non possiamo farle, questo è il nostro primo evento. Kart One UK. Va bene. Questo è gennaio. Vabbè, andiamo un po' indietro, vediamo un attimo. Vabbè, qui ci sono le varie notizie in This is where arrivo. contract offers, Offerte di invitations, and messages contratto. from your team will appear. It looks like you have a welcome message from your team. Ok, abbiamo i messaggi di benvenuto da parte del team. Ciao Alex, sono Andrew Tudor e sarò il tuo ingegnere di pista per questa stagione. Abbiamo superato un anno difficile, ma con la nuova 125 Shifter Kart e con te al volante le prospettive sono ottime. Farò in modo che la tua auto sia sempre a punto e che la squadra box sia ben preparata e pronta a fare la sua parte. Il resto dipende tutto da te, è una bella responsabilità, va bene.
Caverai, perciò scendi in pista e fai vedere chi sei. Va bene, ciao Alex, siamo tutti elettrizzati di averti con noi in Dark Nitro. Grazie di aver accettato la nostra offerta, siamo qui per vincere. Perciò qualunque cosa ti serva non hai che da chiedere. Va bene, risultati. Adesso vabbè, ci dice un po' di tutto, la prima volta che facciamo una carriera. Here you can track your race results and standings in your current series, view results from previous events you've raced in, and see results for all the other motorsport races that are happening in the world. Va bene, vediamo anche il riepilogo. Dark Nitro, va bene. Ogni round si compone delle seguenti gara, due gare, una sprint e una principale. La gara sprint viene decisa in modo casuale, mentre quello della gara principale viene deciso dai piazzamenti di ciascun pilota nella gara sprint. Ok, partenza da fermo e partenza lanciata per la gara principale. Riparazione e cambio durante tutte le sessioni. Va bene. Possiamo allora andare. Penso che con il calendario possiamo buttarci in gara. Here you can see all the sessions that take place on this day. You can only enter sessions that are part of your current sport. You can drive, skip or simulate any of the practice and qualifying sessions. If you skip qualifying, you'll be placed last on the grid for the race. When simulated, a result will automatically be calculated for all participants. You can also scale the length of each session within the minimum and maximum length limits. Va bene, qui abbiamo gli eventi di oggi. Durata sessione, due giri. Abilità avversario, siamo all'80%. Permetti riavvio, sì. Iniziamo? Vabbè, questo round gara sprint, poi abbiamo la gara principale. Va bene, partiamo con la gara sprint, direi. Lasciamo l'80%. Non lo so, perché la prima gara abbiamo. Facciamo una cosa, proviamo a mettere un 75%, vediamo come va. Perché come detto dobbiamo far pratica anche. Poi presumo ci sia il cam. Non lo so, adesso vediamo come funzionia. Perché non ci ha detto niente riguardo i comandi, nel senso cambio. Ok, eccetera. This is your first career race. Yes. You can make any final adjustments to your vehicle setup, change tires and finalize any pitting strategy before the race starts. You'll notice that the simulate and skip to end options are disabled. The number on it indicates the minimum duration that you need to drive before you can simulate the rest of the race. All right. Tap the drive button as soon as you're ready to start your race. Ok, va bene, la messa a punto lasciamo stare, guidiamo subito, gara 1. Vabbè, proviamo. Mi faccia sapere però anche un po' i comandi, Ci siamo. Ok. Ora dobbiamo un attimo capire. Io avrei fatto più, magari se mi davano un po' di tempo per fare della pratica con i kart, perché, scusi, non abbiamo mai guidati. Attenzione. Merda. Vediamo di capire anche com'è la pista, perché. Scusi, Attenzione, ci insinuiamo. Piano. Piano. Oh, che fa? Dampina, buon uomo. Guarda questi. Attenzione. Cazzo si va qua. Piano. Mi scusi. Merda. Ma che fa? Ci siamo incastrati. Buon uomo. Ma che cos'è? Ma come le strade non servono? Obiettivo sbloccato. Vada via. Guarda sto figlio di. Ma che cos'è? Ok. La prima gara non credo sia andata benissimo. 11° su 12. Ma porca troia. Vabbè. Diciamo che abbiamo avuto un problema tecnico-tattico perché abbiamo scavalcheato il nostro avversario. Vabbè, continuiamo. Sì. Sì, abbiamo fatto una gara di merda. Vabbè, dobbiamo pratichirci un po'. Ok. Perdonerete l'investimento del signore lì, non abbiamo preso punti, vabbè. Va bene, va bene.
Punti, ok. Continua gara 2, partiremo dalla penultima posizione. Guida, modifica strategia, ma sono sempre due giri. Magari nelle prossime aumenteremo un po'. Ma scusa, ma che cazzo fa? Aspetta, aspetta. Perché sarebbe la partenza lanciata, ma... Lanciata in che senso? Lanciato contro le barriere? Ma che cazzo è? Aspettate. Vabbè, ma così non vale, scusate, ci fanno partire in modo abusivo, ma che cos'è? Avanti. Dobbiamo fare retromarcia. Ah, non mi sembra corretta come cosa, però, eh. Cioè, praticamente ci facciamo una prova a tempo adesso, perché... Come avete visto, hanno sabotato la nostra partenza. Sì, però questi bug così non ci piacciono. Cioè, ci vanno a sabotare. Certo, avranno un po' di risentimento forse perché nella scorsa gara ho investito l'omino, ma scusate, non è neanche corretto che mi fanno partire in questo modo. State un po' bastardi. Lo trovate? Vabbè, comunque per i prossimi appuntamenti ci rifaremo. Cercheremo di rifarci. Merda. Mi sono saltato un po' troppo. In realtà forse per l'HUD inserirei il fatto che ci dica dove sono le curve. Non la traiettoria per terra delle frenate, eccetera, eccetera. Ma ad esempio se c'è una curva a destra o a sinistra, non lo so, devo vedere ancora un po'. Perché comunque molte piste non le conosco, quindi... affrontarle in questo modo è un po' problematico. Beh, a parte che gli altri vanno molto più veloci di me, però. Vabbè, che dobbiamo fare? Ci hanno fatto partire in modo abusivo, però. Non ci piace sta cosa, non ci piace. Questo lo segnaleremo. Va bene, andiamo avanti. La prima gara, diciamo che è fatta. Ultimi su ultimi. Ok, vabbè. Tempi migliori, addirittura abbiamo fatto anche il tempo migliore in gara 2. Vabbè, non è servito a molto. Ritorniamo alla bacheca della carriera. Allora ragazzi, noi a questo punto direi che ci vediamo con il prossimo episodio, sperando che non ci siano questi problemi tecnico-tattici, perché vediamo, vabbè, qui i tweet che ci sono. Vediamo cosa ci dicono. Guarda questo, ma guarda sti trolloni bastardi, ma che cos'è? Non mi piace questa cosa. Peccato davvero, una bella gara. Riflettiamo su cosa non ha funzionato. Allora, la prima cosa è la partenza. Poi, la prima volta abbiamo investito il tipo. Sembra che qualcosa non abbia funzionato. Sì, direi di sì. Va bene, allora ragazzi, io direi che ci possiamo vedere con il prossimo appuntamento. Andremo con il calendario, raccolta notizie e risultati gara. Va bene, al prossimo appuntamento sempre con Kart One. Mi raccomando, come sempre, commentate, fatemi sapere la vostra. Spero che non ci siano altri problemi del genere per quanto riguarda la partenza. Poi faremo un po' di pratica e magari metteremo qualche giro in più. Voi fatemi sapere la vostra, ci vediamo al prossimo appuntamento. Allora, un saluto a tutti da quel tale Ale.